Se nel sorridere mostrate troppa gengiva, avete un problema di gummy smile o sorriso gengivale. Ci sono diverse cause che ne determinano la comparsa, ma ovviamente ci sono diverse soluzioni per risolverlo. Abbiamo detto, il gummy smile o sorriso gengivale è quella situazione per cui il paziente quando va a sorridere mostra eccessivi millimetri di gengiva. Considerate, per quanto poi è una cosa molto soggettiva, quando la gengiva esposta supera i 3-4 mm incomincia a diventare fastidioso o per noi stessi oppure per chi ci guarda. Le cause sono le più diverse. Allora, considerateci potrebbe essere un problema legato a un'iperattività, quindi un'eccessiva forza di trazione del muscolo, quindi tira un pochettino più il labbro e mostra più gengiva quando andiamo a sorridere. Potrebbe essere anche un problema legato ai denti. I denti si sono magari posizionati troppo bassi oppure sono estremamente piccoli e di conseguenza la mucosa sarà più evidente. Ci può essere anche un eccesso di gengiva, cioè si crea più gengiva e può essere sia un problema costituzionale, se così lo vogliamo definire, ma può essere un problema anche legato a farmaci, soprattutto i farmaci antiepilettici e antidepressivi possono dare questo tipo di problemi. Ultimo, ma non per importanza, ovviamente, essendo della mia branca, ci può essere un ipersviluppo, cioè un eccessivo sviluppo del mascellare superiore e di conseguenza le gengive si vedono di più semplicemente perché il mascellare è cresciuto troppo e verso il basso. Vi ho accennato tutte le cause, ma quando c'è una causa, ovviamente, grazie al cielo, c'è quasi sempre una soluzione. Se il problema sarà legato a un'iperattività del labbro superiore, per definirsi, potremmo utilizzare la tossina botulinica da un medico estetico, da un chirurgo plastico, che potrà ridurre un pochettino la forza di contrazione del muscolo in modo tale da mostrarlo un pochettino di meno. Allo stesso tempo, se i denti sono particolarmente piccoli, allora il dentista potrà provvedere a mettere delle faccette, oppure se i denti si sono allungati un po' troppo, ma in maniera estremamente significativa, potrà fare un trattamento ortodontico utile a innalzare tutti quanti i denti di pochi millimetri, ma innalzare in modo tale da ridurre il sorriso gengivale. Allo stesso tempo, il chirurgo orale potrà, nel caso in cui ci sia un eccesso della gengiva, potrà asportare la gengiva in eccesso per ridare una forma più regolare ai denti e alle gengive. Il problema è differente se invece parliamo di un ipersviluppo del mascellare superiore. A quel punto c'è bisogno di fare un intervento un pochettino più invasivo e interviene il chirurgo maxillofacciale. Nel momento in cui c'è il mascellare è cresciuto troppo, noi dobbiamo riposizionare per portarlo nella sua posizione naturale, fisiologica, sia scheletrica, ma soprattutto anche in base ai tessuti molli. Che cosa fa il chirurgo maxillofacciale? In quel caso provvederà a eseguire un'osteotomia tipo LeForUno, cioè verrà mobilizzato il mascellare superiore come se fosse una vera e propria dentiera, tra virgolette, e verrà innalzato quei millimetri che servono per ridurre il sorriso gengivale. Attenzione, ho detto ridurre, non eliminare. Io personalmente lascio sempre un millimetro di gengiva ancora visibile. Perché? Perché il conto è un tono del muscolo di un ragazzo di 30 anni. Questo ragazzo di 30 anni, quando arriverà a 60, ovviamente i tessuti molli tenderanno un po' a cedere e di conseguenza il labbro tenderà un pochettino a scendere. Se io ho un millimetro che è tra virgolette assolutamente normale, nel momento in cui il paziente avanzerà con l'età si troverà comunque in una condizione normale, non avrà mai il labbro che andrà a sovrastare completamente gli incisivi. Questo intervento ovviamente potrebbe essere associato e a volte deve essere associato ad un intervento a livello della mandibola. Innalzando il mascellare necessariamente dovrò sistemare anche la mandibola, a meno che questa non abbia una condizione particolare per cui la sua ulteriore minima rotazione ci permetta di risolvere il problema. Quindi qualunque sia la problematica che voi abbiate di sorriso gengivale, sappiate che è possibile risolverla.